Che esplosione. Mannaggia, siamo capitati nel posto sbagliato al momento giusto. Sì, il posto sbagliato. Questo che c'è, questo ci attira la pistola. No, almeno le svuota. Via, 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 via. Che manca fa così però, Oh, ha fatto prendere a fuoco tutta la barca e mo c'è la barca John Clint. Roschi, tu non mi hai visto qua. Come t'ho visto? Ci sono sei occhi qua, più quello che è arrivato mo sotto. Aspetta. Diciamo che famo finta di non aver visto. Aspetta, fin fine forse era un po' bruciata pure la macchina. Ma che stanno a fare qua questi? C'è uno senza maglietta poi. Oh, ma sembri lo stesso ragazzo di prima con gli stessi tatuaggi nelle braccia. E gli stessi colori dei capelli, gli stessi pantaloncini. Cazzo, anche le scarpe sembrano proprio uguali a quello di prima. Guarda, adesso so anche come è vestito di sotto il ragazzo di prima. Le mutande a cuori. Le mutande sono una cosa selettiva. Tiene pure il GPS acceso. Furbizio, portami via. Come tiene il GPS? Chi è il GPS acceso? Oh, uno di voi due io non ho sicuro. Ma come? No? Forse Gin, perché io l'ho tenuto spento. Sì, ce l'ho acceso. Ah, ok, io ce l'ho Gin, ok. Gin, ti sei fatto sgamare. Ma io quasi. Io lo accendo perché è giusto che il direttore e la gente ci facciano i cavoli miei, sapere dove sono. Quindi. Può essere giusto. Ma dove sta sta specie di roar? Yar! Siete pronti ordunque? Okay. Che poi il diretto interessato non c'è neanche, quello è il problema. Ci pigliamo due barche e famo un giro, non lo so qua, che famo qua. Mm. Onesto. Chi le paga? Come chi le paga? Ma pago io, dai. Avete i milioni e non avete una barca? Io non ho i milioni. No, ma il discorso è, se tu fai una richiesta che c'è sta uno che fa yar, da qualche parte deve esserci qualcuno che fa yar. Io manco sento a questo. Non sta sto yar. Ma magari arriva dal mare con la barca. Forse è uno che si sta affogando. Che cazzo è? Che cazzo è di Caraibi che esce dalle acque? Sì. Minchia. Potrebbe essere che esce dall'acqua. Io sento la bicicletta. Nel senso che esce morto perché dovevamo recuperare. Non sei probabile. L'ha visto? No, niente. C'è un piccolo incendio. Ci sta incendi qua. Allontanati da lì che piglia fuoco tutto. Ma con l'istruttore ecco abbiamo. Ecco dove sta lo Yar. Qua la barca che piglia fuoco. Yar. Diretto, vado a vedere dentro se c'è qualcuno. Arriva lo squalo. Chi è il pompiere che va a vedere che c'è dentro? No, vabbè, è il momento di correre. Via! Ma poi ci scherzate, ma è figa, cazzo. Ma che figata! Minchia fra! Bella sta macchina! Minchia prende fuoco! Come ma chi c'è? Guarda, c'ha due estintori nella macchina! Sì, è normale, è fatta queste robe. Tiene due estintori. Ah vabbè, io ho preso Defender. Ghost Rider. Ok, tu non sai a cosa mi riferisco. Ecco giusto poco sei. Poco. È preso la strada. Io sono capitano di sta barca, non affonderà mai. Ma per forza, non è neanche del terra. Sicuro che sta barca non affonderà mai. È su terra. Anche perché io a mare non ce la metto, quindi non affonda. Beh, tecnicamente sì. Se non esplode pure quella 3-5 secondi. Chi è questo? Questa è l'unica barca che non affonderà mai. Ma di chi è sta macchina? È la mia! Ah, provo a buttare in mare a vedere se galleggia. Mi sento la presenza dietro.
Non è cosa buona. Sentire la presenza. Ma andiamo a vedere. Mi sento la brutta presenza dietro qualcuno che ha male intenzioni verso di me. Non mi spinge. No, 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 te piglio e te porto con me, te lo dico, faccio come samurai, sei giro e te porto con me. Bravo, tienimi, non mi fa cadere perché seccato è brutto. Jack, tieni. Bravo, ti testa. Anche fa così qua. Non voglio cadere, però non lo vedo a sto tizio ancora. Sto Yar, dove sta Yar, Yar? Non lo so, 4, 5, tipo, non lo so, siamo un po'... Cazzo. Siamo un po'... Andiamo a vedere se galleggia la macchina con le gomme. Ah, vai, tranquillo. No, che dopo me la fa paga nuova, va. No, vai tranquillo. Massimo ti dai le chiavi. E la vai a recuperare. No, lasciami dare le chiavi, che gusto c'è. Vabbè. Teniamo il Defender, vabbè. Là, una spintina. Comunque c'è sta che uno si è sposta di tanto in tanto, hai visto? Invece dell'ospedale siamo qua, guarda che bella luna. Guarda che bel mare, guarda che bella nave, il che problema è... ogni 5 minuti. Guarda la luna, il panorama è bellissimo, il problema è che. Insomma, non so come dire, siamo 5 uomini. Dove sta il tesoro? Se c'è stava, se c'è stava, 5 uomini. Se c'è stava una donna, guarda, era meglio, no? Ah, scusa. A chi è l'ordine luna? Donna. Vabbè, no, questa sta impegnata. Ho capito, ha detto se c'è stata la donna, mica ha detto che ci dovevamo fare qualcosa. Braschi, Braschi. Dimmi. La domanda, questo è un nuovo ospedale, reparto ginecologia. Cazzo. No, però aspetta, forse sarà una richiesta di soccorso. Soccorso, soccorso, ragazzi, veloci. Aspetta, aspetta, fermi. Sei ancora in casa base, Duke? No, sono una rata di via. Senti, noi siamo 8.000 km, che fa c'è il tizio che lo so salvare tu, arriva a salvarlo. Perché guarda dov'è? È perché siamo 8.000 km noi, per tantissimo. Minchia, manco sulla nave è così lontano. Me lo dà l'811, adesso vedo arrivato. Ce vai tu allora? Sì. Perfetto, grazie, perché 8.000 km vuol dire 27 minuti, quello c'è morto nella vita e uno vuole direttamente del sottoterra. Sì. Ti ringrazio. E se partivamo da qui per arrivare al coso, la Pacifica, che è morto il tizio. Comunque, prossima spesa che me fa, mi piglio una barca. Non dico... giocavamo al tizio. La domanda. Sono fuori servizio. Perché vuoi fare anche qualcos'altro anche se sei fuori servizio, non so se hai notato. Che senso? Cosa posso fare? Cose che poi testerò col tempo. No, sono curioso. Tipo? Tipo fatti i cazzi tua, ecco. Assolutamente no. Assolutamente sì. Assolutamente no. Aspetta un attimo, Magic. Di che? Sai ripetere anche tu? Assolutamente no. Assolutamente no. Guarda com'è bello come dice Magic. Assolutamente. È cascato, non ce la siamo giocata, via. Guarda, guarda, Gillemon ha sbattuto tutti. Assolutissimamente, proprio, hai visto? Ha detto proprio assolutissimamente. Porco. Vabbè. Siamo tre che ti abbiamo detto no, hai visto? Ci avete i taser voi, giusto? Avevo. Facciamo i culoscopie. Colonscopie. No, no, io faccio la culoscopia. Io faccio la culoscopia, però c'è anche la coloscopia. Io posso fare una visita proctologica. Chi vuole la visita proctologica? In che senso? Lui non lo sa ancora. Non l'ha mai fatto. Ma non lo voglio manco sapere, sinceramente. Famo pratica subito. Mettiti un attimo 90 che ti fa vedere cos'è la visita proctologica. Non ci prendo a mettere la cosa, sinceramente. Guarda che è un'esperienza buona, c'è per visitare la prostata soprattutto. Al paese mio si dice che è meglio dare che ricevere. Ma in quel caso appunto proprio tu dai il tuo culo. No. Hai capito? Quello è proprio dare, tu stai. No, è solo per un fine medico, perché visitare, sai, la prostata buona, magari la prostata che non è buona. No, fidati, va abbastanza bene, domandaglielo. Mi ha levato un attimo di testa. Io non so nulla. Perfetto, non ci dobbiamo andare.
Eh no, mica guardo lì, io guardo un po' più esternamente. Più esternamente delle chiappe, non so cosa devi guardare. Comunque una visitina alla prostata, visto la faccia, no, io gliela farei, perché non so mai, guarda che... E tranquillo. Mi sembrava anche pronto, se stava già abbassando i pantaloni per l'attimo. Ma no, sai perché è la terza causa al mondo di morte. E non lo sanno, non lo sanno neanche le persone che è così. Manco ci credono. Se glielo dici, manco ci credono. Solo che ho lasciato la vagellina in ospedale, quindi bisogna fare la ma la domanda, scusami, a 19 anni, micchio, prostata, madonna. Che bellissima. Come soccorsi ne arrivo io? Ne parliamo fra una cinquantina d'anni, dai. Eh sì. Meno. No. No, ci guardi andare, ma il tizio che fa. Attenta di servizio. Che mi ha detto scusa, li vedi? Sus. Sono Alex, sono appena entrato in servizio. Bravo Alex, buonasera, benvenuto in servizio. Buonasera. Manca fa così. C'è stato Alex. Culotti e ci buonasera Alex. Ci siamo proprio tutti stasera. Buonasera Alex, aspetta, vengo in radio, lo saluto. Hanno annullato l'atto 11, giusto? Per forza il servizio deve essere entrato. Ma vi state preparando? Magari c'è la nave. No, antipatici. Quella è l'unica cosa che cambia. Oh, quasi quasi faccio l'inseguimento con la polizia. Con i medici. Con i medici. Tanto sono più che la polizia. Sì, se mettete tempo che c'è mondo un attimo il nostro. Vai. C'è mondo pure Sette Cabrio. Va bene. Ci metto pure una bomba esplosiva nella sua macchina. Quale delle due? Agamikaze. Tutte e due, ovviamente. Povero Casey. Abbiamo una chiamata a 8000 metri. Attimo solo che lo dico in radio. Allora ragazzi, per favore, nelle macchine quelle che esce un tizio, che dopo vi dico chi, se dovete capire i 2C4, comando a distanza 1000 km. Grazie. Allora, tecnicamente, Marco Armani, prego, si segna il nome. No, non devo chiamarla Marco Armani. Mi chiamo Marco Armani. Tu pensi che ti chiami Marco Armani, io so come ti chiami. Io Marco Armani mi chiamo. Non ti chiami Marco Armani. E come mi chiamo? Ti chiami C4. C4. Ah! Affondato. Hai visto, bravo, visto che hai capito. Finalmente qualcuno ha capito la battuta. Aua. È da prima che volevo capire, quando ho detto ci mettiamo a C4. Affondato. Sì, ma che fine hai fatto? Ma C4 ormai è passato di moda. Ma Claudio è sparito? Ma almeno 10 minuti prima doveva arrivare. Minchia. Mo faccio anche io un messaggio di servizio, di pubblicità. Mo arriva un com'è che si faceva pubblicità? Com'è che si faceva pubblicità? Addio. Boh, magari è stato un classico. Minchia, così pesante quando. Un cazzo suo. E beh, Yar. Stava parlando di Yar, mica stava parlando di Yor. No, questo non deve uscire. Oggi siamo di più, How much? Ottimo. Sì, oggi siamo di più. Tipo di più. Ieri non eravamo così, ieri manco se ci avvicinavamo, no. Ma proprio, ieri tipo erano quattro cani. Certo. Eravamo quattro cani. Eppure siamo rimasti qui io e Alex, se non l'una e mezza. Sì, anche a fine cinque e mezza sono rimasti, sì, ti dico. Sì, c'eri che tu. Fine 5 e mezza sono rimaste persone, se provo a sapere. No, immagino. Ma tecnicamente io ci stavo, ma in un altro modo. Se tu ci sarai, io ci sarò. Però sto Yarn è arrivato. Ero culoscopia di questo Yarn, invece niente. Vuoi che te lo porto? Ma fammi far vedere un attimo nel giornalino se ancora è vivo, se c'è, se non c'è. Sì, ancora c'è nel giornalino mio.
Ancora è vivo, però non perché non è venuto qua ancora, non ho capito. Ah, non l'avrà visto dove siamo. No, lui ha detto di venire qua. Ammolo vediamo. Vabbè, capito, vado a prenderlo. Aspetta, ci chiamo pure io, ma. Messaggi. Madonna, non c'è la più fatta. No, povero. Allora io ho mandato il messaggio, ho detto se entro 22 minuti non sei qua, c'è una C4 che ti aspetta. 22 vuol dire 2 minuti e 20 secondi. Ah, bravissimo. Buona corridor. No, grazie. Non è grazie. Ha detto Gabby. Ma quando fa mezz'ora? Questo non lo so, ha detto solo che arrivo. Ragazzi, 3 secondi e arrivo. Uno, c'è due, ragazzi. 3. Non vedo. Arrivo. Anch'io ti voglio bene tanto. Ma se muore esce da sta casa un vecchietto con un Kalashnikov e ci spara addosso. Aspetta, dopo che hai detto sta roba è meglio che me fumo la canna. Non si spara dopo ai medici. Ma medico! Il cazzo col doppio filtro la sto fumando. Col doppio filtro, la mascherina. Ma mangia dell'erba sto punto. Ma adesso qua stavo uno che faceva YAR. Però ancora una mosta di là. Stiamo aspettando che arrivo questo che fa YAR. Ma non c'è sta l'ambulanza? C'è sta pure. C'è sta, io giro con quella di solito. Diciamo però che questa è più veloce. Sì, però se devi caricare qualcuno, a meno che non te lo carichi nel portapacchi qui. Giuro, sono morta. Happy fit, cazzo. Mi perseguitano. Voi gli leghiamo, c'ha il gancio anche di traio, gli leghiamo la corda al collo e via, lo trainiamo. Ma chi, scusa? Al ferito un po' di vento che purtroppo ho fatto una puzzetta. Allora me ne vado. Siamo alla terra. E appunto per far andare più velocemente via, visto? No, ho capito. Ieri c'era il poliziotto che ci defecava addosso. Adesso sono tutto di sicurezza. Vita, c'è vero. Oh, è finita. Perché non facciamo una bella corsa? Cioè, poliziotti contro me. No, poliziotti, porca fregna. Medici contro me. Medici contro poliziotti? No, contro me. Io non sono poliziotto, l'ho fatto. Ma il problema è che noi abbiamo il coso davanti, tipo possiamo spingere. No, abbiamo il trosso, il nostro, non abbiamo le regole quelle della polizia. Perché io posso saltare le montagne. E noi anche, noi possiamo saltare le montagne mentre prendiamo la testa e anculiamo la stessa macchina. Cioè, avevo delle funzioni in più che non sono state scritte per legge dell'ospedale. Avete quello che ci dice, una marcia in più. Le infermiere e le mediche addirittura possono anche estrarre un'arma da fuoco per pura difesa personale. Quindi c'è sta cosa, meglio che non gliela dici. Ok. Sì, ma infatti non gliela devo dire alle dottoresse. No, aspetta, io ha detto però non c'è la messa che non c'è le persone che entrare in ospedale. Armi da fuoco in servizio. No, non ho detto nulla io. Ha detto che se vuoi puoi sparare i medici praticamente. Questo non serve più. No, quella serve, che sta di sta a scherzare, vedi. Che c'ha il taser? C'ha il taser rosa? No, il taser rosa non si può vedere. Ma no, il taser rosa non si può vedere, mannaggia, sì. Queste donne con gli accessori. Fidati, lo so. Vabbè, ognuno gusti, dai. Mi piace rosa. Come si fa a vedere il taser rosa? Cioè? È un taser rosa, è come avere una pistola nera o grigia o... Scusami, vogliamo parlare, vogliamo vedere la calibro mia verde sbocco? Che stile, cazzo. Beh, quelle sono colorazioni che uno preferisce. È arrivato un altro. È arrivato? Lui, questo qui, davanti, ma chi è? Non c'era prima. Io. Non c'era. C'era un po'. Allora un po' visto io. Sono accicato. Salve. Questo IA loro non ci vedono. No. La faccia di 3 secondi.
Io speravo di fare in fretta negli altri impegni. Non andare a farmare la droga. No, 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 no. Vengono chiamati Forza Horizon 5 questi impegni. Oh cazzo. Bellissimo. Comunque noi siamo morto di più dei poliziotti, quindi potete fare gare con noi. Serio? Siete più bravi, però. Ne organizziamo. Certo, ma ci organizziamo, noi partiamo dall'ospedale. Il primo che passa davanti all'ospedale ci tiriamo di sotto che macchine, non sei un 5. Perfetto. Andiamo. Vai, andiamo, andiamo. Chi li prende sotto 100 punti. No, 100 dollari. Ma che dollari? Lo stai dollari. No, 100 punti. Alla fine se t'avevamo preso, t'avevamo distrutta la macchina, a ripari, ci paghi a noi la macchina nostra. Vogliamo veramente? Serio? Tanto non mi prendi, fidati, non mi prendi. Fu così che lo arraiamo. Esatto, fu così che l'avevamo preso tutti quanti, c'è da 100.000 bigliettoni a tutti quanti a testa. Se sei così sicuro di vincere, perché non ci metti la grana? Lo sanno. Oh, diciamo che quel coso va abbastanza fortino. Mm-hmm. Beh, 370 bisogna, bisogna vedere se riescono a usarlo. Lo sa lui che ama sta macchina, non è manco power potenziata. Perché se vado dal meccanico, vado dal meccanico, si può potenziare ancora sta macchina, lui non lo sa, mi sa. Non mi ha fatto. Voi della full kit. Ma io non la voglio full kittare, io solo così ti prendo. Tu ti fai full kit e non lo si l'altra roba. Va bene, perfetto. Io non lo so niente. Full kit, motore stock. No, non le toccavo questo, lo so che lui c'ha il motore stock. Poco importa se lui c'ha quell'altro. Non sottovalutate le macchine mediche perché sono veloci. Ma che dici, ci diamo una lezione di prova? Gli facciamo vedere che siamo organizzati. Andiamo. Allora, sì, tu seguirò con noi, te lo dico. No, vieni. Io vado con lui. Io sono fuori servizio adesso. Ora vieni in servizio perché dobbiamo fare competenza. Ma come? La sua... No, arrapita, mi dispiace. Basta, ce ne potevo andare qua, ci ha messo troppo tempo Ortizio, vieni. Te anche ha detto di farsi trovare qua e ne è venuto, andiamo. Lo incrociamo adesso. Ma so cazzi sua, so qua da 20 minuti che aspettavo, forse anche di più. Ti pare, come non la... Se a me l'avesse comunicato qualche cosa là nel giornalino, faceva ritardo, capisci? Nel giornalino degli annunci, qualche cosa, non lo so. Non ha comunicato nulla, se ne sta mandando. Qui sono pazzo. Mamma, che scusaccia guida. Sì. Allora tutti i medici disponibili, ci vediamo tutti quanti all'ospedale. Tutti quanti davanti alla piazzetta dell'ospedale con un veicolo pronto a testa, c'è da fare una piccola sfida. Ok. Avevamo da RA1, dai. Dovevamo a RA1, dovevamo a RA. Disposti! Siamo in emergenza. Si allontani, si sposti. Bravo, si sposti. Si leva dai coglioni, dai. Lei davanti, se mi senta, si accosta, bravo. Gli avevo buttato io lo specchietto quello, Si sposti, bravissimo. Certo, con me sulle cinture, se no arrivo all'ospedale, si è stato per terra. Bravissimo, hai capito bene. Ti sposti? Bravissimo, grazie. Beh, dico, ma ascolta la gente, ma se gli dici si sposti, grazie. Hai visto? Oh, mannaggia, sta fai fiorini. Ti sposti? Questo, si spostano tutti. Permesso, si sposti.
questo perché non gli ho detto di spostarsi, hai visto che succede? Allora tutti i medici in servizio, venite tutti quanti qua all'ospedale, mi manca uno, ne vedo uno, due, tre, quattro, me ne manca uno, ragazzi, un appello, venite qua subito all'ospedale, abbiamo un'emergenza, un bisogno per fare una bella combinazione, tutti in ospedale. Allora ognuno di noi prende sto stesso veicolo, boh, vedevo qual è la macchina che arriva qua davanti e ci dobbiamo organizzare per dove si trova e la dobbiamo brasare. Come famo a sapere dove sta? Ora, quando verranno qua e si fermeranno qua, ci organizziamo e facciamo l'inseguimento. Tutti quanti in radio parleremo solo per tattica, eventualmente per decidere come comportarci. Però tiriamo fuori un po' di macchine loro, dai. Che separazione dobbiamo portare? Almeno uno a testa. Raga, spostatevi che prendo l'auto io. Collega Magic, spostate un po' più avanti per sicurezza. Preso! L'ho preso subito. Chiusi, mi è scappato il piede dalla frizione. Stavo anch'io? Tutto a posto? Posto? Se sta bene siamo a posto. Sì. Ok, buonasera. Ho preso così alla cieca. L'ho presa così alla cieca uno po'. Mettetevi qua tutti quanti in fila, siamo rimasti solo noi quattro. Qui, qui dove sono io. Il più stretti possibile, qua tutti vicino a me. Non da dietro, non in fila tipo piani, qui accanto, scusate. Accanto, tutti e quattro. Vai, vai, Gino, vai più avanti. Perfetto, Alex, cerca di passare dell'auto lì, stretto, stretto. Perfetto. Noi siamo belli carichi e pronti, mi piace sta cosa. Alex, faccio più qua, magari fai mettere meglio la macchina. Allora! Ah, eccolo dietro, allora, ti faresti davanti, davanti! Venga, venga più vicino, venga! Venga più vicino! Sai che ci arriva la polizia, okay, che ci arrasta? Allora, okay, dobbiamo due secondi per partire e okay, poi se la toccamo prendiamo una volta e la chiudiamo, okay, se la prendiamo la macchina abbiamo vinto. Va bene. Noi la buttiamo del rolling bar che abbiamo davanti. Sicuro, non ci rolling di ballo. Però ti vale per la dottora, vero? Come? Vale anche la dottora, vero? Cosa? Vale anche la dottora, vero? No. No. Però qua in città, e onestamente adesso dovrebbe partecipare con noi. Aia. Devi far divertire, cioè, no? Ma io non so guidare, bro. Sì. È bellissimo, che se metti davanti o di sotto, a posto. Vai con loro, tranquillo. Ogni veicolo è un servizio e ci pensiamo noi. Ok, aspettiamo che va in servizio. E metti di pure nell'acqua e sono in radio. Radio 100 Maria. 100? No. Ah, ok. A Radio 100 Maria. Non ho capito, dobbiamo spostarci di radio. No, dobbiamo rimanere qua, in Audi. No, ok. Ragazzi, mi sto facendo un capito, dai. Aspetta, adesso no.
C'è cranio. Bene, bene. Allora, adesso le dico cosa deve fare, dottoressa, mi ascolti bene. Ora noi ci sposteremo per fare il primo inseguimento con lui. Lei starà nella zona centrale dove c'è sta il garage. Non prende il veicolo adesso, sennò succede catastrofe. Bene, bene. Allora, dicevo, prenda il veicolo e poi si posizioni nel garage centrale, in quella zona lì. Quando passa il tizio, so dire a te petto. Ok, tutto di petto lo prendo. Perfetto, so dire di sotto, schiacci e chiedi di sopra, faccia quello che vuoi. Un secondo, cambio macchina e torno. Vai, cambia macchina. Allora aspetta, spostiamoci più avanti, facciamogli prendere la macchina, collega. Più avanti tutti quanti, fino a qua non oltre. Fino a qua dove so io, non andare più avanti. Vai ancora, Gin ancora. Va bene, dottoressa, può prendere il veicolo. Allora, come c'è allora, momento? Quella è la retromarcia. Se quello gira a destra, due partono subito a destra, gli altri due che sono, mi pare, Magic, e l'altro ragazzo che chiami Alex, mi pare. Sì. Perfetto, a prendere più larga, se no va a finire che sbattiamo. Va bene. Se gira a sinistra, prima partite voi e poi noi vi seguiamo da dietro, cercando di non sbatterci tutti quanti addosso. Prendete la stretta. K. Poi, se fa il giro dalla piazza, del garage centrale, due pattuglie vanno insieme a lui e le altre due dal contrario per cercare di bloccarlo. La stessa cosa se gira nella zona dove c'è sta l'armeria. Due girano da lì, l'altro fanno, si dividono. Uno torna indietro, cerca di bloccarlo da un lato e l'altro va verso dove c'è sta chi sono i meccanici là, i meccanici. Se becchiamo gli sbirri invece? Se becchiamo gli sbirri abbiamo tutti quanti con gli abbeggianti accesi, i casini in accesa, non ci dicono nulla. Tranquilli. Siamo un po' losche, 4 macchine, 5 macchine, ambulanza. Tranquilli, poi vi fate i problemi. Cosa fate? Emergenza nucleare. Sì, noi gli diciamo che siamo in emergenza, stiamo cercando un morto che parla. Allora, prepariamoci e vediamo se come organizzarci con i ragazzi intanto. Forse qua? Ah no, non è lui. Sembrava strana, macchina sotto babba. Forse è questo, aspettate. Sì, è questo. Ok, avvicino che sta venendo la bella macchina a tutti. Allora ragazzi, guarda che bella macchina è questa, se sbagliamo. Avete? Perfetto, quindi il nostro scopo è questo. Il comunismo sta parlando e rompegli la macchina. Se non voglia roba, si prende 100.000 dollari da lui. Se non possiamo a prenderlo, vediamo noi. Aspetta, ma questo è quello di ieri sera, questo non l'ha pigliato manco la polizia, noi col cavolo che lo pigliamo. No, sappiamo, anche perché lui non deve utilizzare il brost non lo utilizza. Quindi se siamo abili ce la potremmo fare. Va bene ragazzo, quando ti sedi si deve andare a scuparti. Fa una proposta flaccion e poi non la salire. Fate cavare col no penso dalle balle lì. Civico 377, continua avanti, 364. Oddio, 637.
ha girato a sinistra. Salvalo il tizio! È uno che è caduto qui! Stavo cercando di evitarlo ma ha girato sul lato. Ditemi se passa dal garage centrale. Sì, sì, inizia a girare il garage centrale, qui uno purtroppo si è fatto male. Capisco, capisco. Sapete il ciclo. Lo stai ancora inseguendo? No, no, l'ho perso. Verso che zona? Che? Non gli fate pagare nulla, ovviamente. Avete avvistato? No. E ma mica dovevamo giocare. Mica dovevamo giocare a nascondino, si deve far trovare lui, e non è che se dovevamo giocare a nascondino. Nei paraggi del civico 527, 528. Avete trovato, raga? No, non si sta facendo vedere, sta giocando a nascondino. Ah. Avrà paura, forse. Mentre quando va dalla polizia, vanno dalla polizia e vanno cercando. Hanno capito che aveva macchine serie e si è iniziato a spaventare. No, ma si nasconde qua, mica si può trovare. Questo punto basta riprendere. È più spaventato lui che la polizia fra un po'. Vado a prendere un punto, va. Andiamo a mangiare la pizza, va, che tanto alla fine ha capito com'è la storia, ho capito, va. Andiamo a mangiare la pizza. Ottimo. Andiamo a incendere, torniamo di nuovo dove eravamo prima, che tanto non c'è sta. Andiamo all'ospedale, va. Si è ritirato, ha perso la scommessa stesso per quello che mi riguarda. A 2 minuti di sfida se va a nascondere vuol dire che sei ritirato.
porca la vacca, l'avevo davanti. Non è quello, è un'altra macchina, la macchina è nera. Ma l'autosfondo non era verso di noi, era verso l'altro. Vai Gin, la mia macchina. Broschi, mandagli un messaggio che si fa vedere magari. Staccate lampeggianti, non vi fate sentire che sirene attive per adesso. Staccate sirene lampeggianti. Il problema è che se lui c'ha il GPS vede dove siamo noi. No, lui non ce l'ha il nostro perché non è nell'ospedale, non lavora con noi. Il problema è che non c'è. Quello. Meno male che ho detto di stare solo in città. Basta cercare, lo so. Basta cercare, non è perché se te ti dice dove si trova vuol dire che noi lo sapremo come te, eh. Basta col... Ho capito, e allora dacci due indicazioni. Sono giusto sull'autostrada. L'ha vista, allora già stava a truffa. Vedi, gli abbiamo detto di no nell'autostrada e lui dov'è che se n'è andato nell'autostrada? Adesso anche perché nel 371 ce l'ho passato io, non ci stava nessuno. È una strada bella guidare, qua in città, centrale. Ora lo chiamo. Sta la macchina nera lungo il percorso delle fogne al 159 per me lui.
non so no, da lui, dove è qui nella zona gru. Ma la dottoressa, sono lei in questa zona qua. Lei è in contatto con me, lei non vale. Più vi svenate a girare, peggio è. Ho capito, ma mica dovevamo giocare a caccia e topo. Era qua che si doveva fare inseguire, ma se lui manco se sta nell'inseguimento vuol dire che ha paura. No, no, è in città, l'ho già visto 2 o 3 volte io, solo che per me è impossibile starci dietro. Ho capito, però devi dire subito se vedi, scusa, perché, ma non perché è se facile, tu sai dov'è che guidare, è. Guarda, è qua il centrale. La centrale dove c'è? Aspetta, sta andando verso l'alto. Allora attivati il GPS e ci dici è qua da me e noi guardiamo il GPS. Ce l'ho attivato. E non basta che ci dici è qua da me così noi veniamo. Verso dove? Verso l'alto. Seguitemi. Cazzo, non è lui, merda. Non era lui. Io ancora mezza, che sia la mezza volta che ho visto la macchina nera non c'è stata. Questo è famoso per non farsi pigliare neanche da 3-4 macchine degli sbirri, noi non siamo sbirri, quindi col cavolo lo pigliamo. E questa è famosa nascondersi, no, non farsi pigliare, è diverso. Da oggi c'è da noi la nuova reputazione, Topolino te scappo e me la filo, una cosa simile, gli diamo una nuova reputazione. E non siamo manco armati noi, per scappare a nascondersi così vuol dire che ha veramente paura, oh! Ragazzi, c'è una macchina che corre veloce, in direzione centrale, parcheggio centrale. Io non so se è lui. Non è lui, non è lui. Ai. Ha i fari spenti, quindi... Mannaggia! Non c'è qui il centrale. Non c'è qui il centrale.
Anna, chiamalo, digli che si faccia vedere dall'ospedale, cioè ci dia un punto perché si è nascosto. Glielo ho già detto. Ho trovato vicino qua all'armeria. Sta girando di nuovo per andare verso la centrale. Va dritto. Ok, sta girando. No, va su. Su, giù, dacci il numero. Va su, ha rigirato, allora a destra sta andando su, purtroppo c'è la macchina rotta. Sta andando verso il concessionario. A parte alta la città, però devo tornare un attimo in centrale. Oh, ma adesso mi spinge, devo tornare in centrale, dritto per dritto. Mi ripare il veicolo, sto arrivando. A posto, arrivo. Ormai è andato. Ho ancora i fari spenti. Sì. Ok, mi servi tu, Gillemon, vieni un attimo vicino all'armeria. Vieni vicino all'armeria, Gillemon. Sì, avevo. Solo te, Gin, vieni solo te. Armeria? Solo Gin Lemon però mi serve l'armeria. Ah, ok. Sono dietro di te, l'armeria qua dietro, no quella là, quella armeria, questa all'angolo, quella vecchia armeria, vicino al garage centrale, torna indietro Gin, ho visto passare dritto per dritto. Sono quello che le mani alzate. Avete avvistato da qualche parte? No. Anna, digli che venga all'ospedale, cioè se si deve fare il topo è inutile che... Poi ci prende il nominativo di topo, eh. Passato davanti a cosa? Qua davanti all'ospedale, sta andando di nuovo sopra verso la zona dei tutti tranne Cillemo, non sta andando avanti, dritto per dritto, mannaggia. Visto. Alex, va a riparare la macchina che te fuma. Visto, ce l'ho davanti. Vai a cambiare, prendine un'altra. Ce l'ho davanti. Quello dico io, ma lui cerca il rettilineo. E si va tutto il rettilineo, dall'ospedale fino a davanti al fondo. È al 593, sta andando verso i pulotti. Sta scendendo verso sotto? No, sta andando verso... Sta scendendo verso la città. Sta scendendo verso la città, dalla caserma della polizia. Devo aggiustare... Oddio! Adesso
situazione dove vi trovate verso... Io sto giusto aggiustando il veicolo. Bene, ho capito la situazione qui. Io mi sa che lo cambio. Dice, mannaggia, mannaggia, oh, non è che tu lo prendi a quello, non è che tu gli prendi a me. Ma accanto al veicolo, va. Che cazzo, mi ha rotto. Ok, vado a cambiare veicolo perché così manco la fama a fare due giri, veloce. Ma ripariamo sto veicolo, mo. Aspetta un attimo. È davanti all'ospedale. Come davanti all'ospedale? Davanti al nostro pronto soccorso. Sta andando giù verso il centrale. Dove sto trovando l'ospedale? La macchina troppo veloce. Troppo veloce la macchina che ha lui. No, non mi chiamo mai. Cavolo, se n'è andato. Il figlio, fai ma che cazzo, oddio. Mi sbaglio sempre con freno. Magic, ma se vedi. No, no, ho visto, so che mi sbaglio sempre con freno. Mi sbaglio sempre con freno. Niente, sbagli col freno, mannaggia, sei di un attimo lui. Peccato, è lui. La macchina viola? Hai il neon viola? Ragazzi, zona garage centrale, zona garage centrale, ho visto, è salita la dottoressa. Sta girando verso il ponte dove c'è sta. C'è sta il cazzo del cazzo, dire che cazzo si chiama. Sta andando la zona del ghetto, del jack. No, scherzo, la vecchia zona della polizia sta andando. Sta rigirando, sta tornando dall'altro ponte, da ponte a un ponte, da un ponte a un pontino. Sta tornando a gara centrale, ragazzi, gara centrale.
Continua dritto, sta andando verso la zona dove c'è quello che vende telefonini. Abbiamo finito la corsa, abbiamo tamponato, abbiamo fatto il tampone. Dio, è finita la corsa. Andiamo a vedere se passano da di qui, perché tanto è inutile girare, che più giriamo meno lo becchiamo. Ogni tanto magari si potrebbe fare vedere. Comunque la signorina, la dottoressa, spenga la radio, visto che lei sta abusando di questa meccanica contro di noi. La ringrazio, eh. In anticipo, eh. Se no, io la faccio spegnere io de botta la radiolina. Manda le interferenze? No, ascolta le comunicazioni. Dire le peggiori cose in radio, così diventa pazza. Ok, sta in macchina con lui, è normale che dopo sai i nostri movimenti. È normalissimo, cavolo. E se così mi vado a fare una bella doccia. Però c'ha il GPS attivo, quindi possiamo vedere dove. No, l'ha disattivato pure quello, perché ho visto io. È passato adesso, questo. Infatti quando ha disattivato il GPS ho capito tutto, ho detto se stanno a mettere d'accordo. Però possiamo chiamare dopo Gigio il tizio. È arrivato dopo Gigio. Dopo Gigio, dopo Gigio, quando si nasconde dopo Gigio nessuno lo troverà. Dopo Gigio in tutte le misure. E se si mette a fare così e prendere le cose, almeno dall'altro si vede tutto. Almeno faccia, si fa vedere.
qua a Grad Centrale alla fine, no? E qui a Grad Centrale, fuori dalla macchina con la dottoressa. Beccato raga, beccato! Al Grad Centrale, Grad Centrale. Ah, beccato! Parca lei! Vai, scendiemi! Zitto, zitto! E il ragazzo questo qua, perché è fuori dalla macchina. Senti pure. Sì, sì, descendiamo, descendiamo. Dai, che aveva fatto tanta roba stasera. Magic lascia il servizio, che ora. Ci vediamo domani. Ciao a tutti ragazzuoli. Magic lascia il servizio, che ora. Ci vediamo. Buonasera a tutti. Ci vediamo domani. Ciao bello, buonasera ciao, anche a te. Buonanotte. Tanto da ora in poi chiamiamo Topolino. Ciao a tutti che voi ragazzuoli, ci vediamo domani, speriamo. Nel bacio come va la gamba, perché oggi è stata una giornata molto lunga. Ciao a tutti.